si chiude questa settimana intensa di incontri, di testimonianze, che cosa portate nel cuore, ma soprattutto adesso che cosa c'è, cosa vi aspetta? Allora, nel cuore intanto vabbè, l'udienza con il Papa, che abbiamo trovato in buona forma e di cui abbiamo ancora una volta sperimentato la grande paternità e soprattutto abbiamo sperimentato la grande libertà, perché veramente si è trattato di un'udienza in cui ciascuno ha potuto esprimere molto liberamente il proprio pensiero. Un'altra cosa che mi ha colpito è stato l'incontro nel Dicastero per la cultura e l'educazione. Gli interventi e del prefetto e del segretario ci hanno aperto orizzonti veramente vasti sul rapporto tra fede e cultura. Sono molto grato di questo incontro, veramente. Lei è il responsabile anche della scuola, del Dicastero per la scuola, delle sì. comunicazioni, dei giovani, ne avete parlato dei giovani? Abbiamo parlato anche dei giovani, dei problemi tipici, diciamo così, dei giovani, anche sono emerse alcune proposte per far fronte alle difficoltà di vario genere che emergono in ambito giovanile. Il Papa ha ascoltato? Il Papa ha ascoltato tantissimo, ma ha anche risposto. Un cammino che si fa appunto concreto, il Papa chiede condivisione, di camminare insieme, sì. Voi l'avete fatto? Abbiamo incontrato i rappresentanti della segreteria del Sinodo. Ecco, quello che è venuto fuori, ciascuno ha illustrato il cammino fatto nella propria diocesi, ma quello che è emerso è l'impegno veramente della Curia Romana e quindi dell'autorità centrale di elaborare delle ricadute concrete del cammino in corso.